Assalamu alaikum, Non si capisce un cazzo. Ok, la rifaccio. Assalamu alaikum, likullikum, ada B Square Game, ana Matteo ma Francesco, wa yunkin an abda allahib marauha, nahnu fi jetzeman al-salam, wa yani saufa nadara ma yugat fil mustaqbal. Non è fatto però. Oh! Bravo. Ma lo è proprio necessario? Perché no? Ho capito, però cioè, se io ho un altro stile... Noi non siamo... Ho anche detto cimitero in arabo, che... Proviamo qua. Che freddo che fa. Sì, avrei dovuto portare una giacca. Ma qui non posso dire limonatela. Ma nel cimitero? Ma che modo è? Come fanno? Cosa non si fa per un po' d'attenzione? Stanno litigando? Passi un sacco di tempo ad allenarti. Sarai contento di avere qualche sera per te. Ti sta attaccando un demone. Ma dov'è? La tua giacca tiene caldo, vero? Come cazzo ha fatto a vederlo? Non lo so. Però forse converrà a cercarli di uccidere, perché ormai è diventato abbastanza proibitivo. Dai, proviamo. Vedi? Mo ti beccano. No, no, forse ce l'ho fatta. Che culo. C'è il diario, aspetta. Molto importante. Ho avuto culo in tutto questo. Qui stavo per perdere il diario e neanche mi dici niente. Svela. Oh, mi porto la anche corona dietro. Funebre. Adesso non abbiamo completato neanche uno di questi. Adesso siamo già a due. Ti è piaciuto? Sì, prima ne mancava solo uno. Vai. Sono dalla tua parte. Sto tentando di capire chi ti ha ucciso. Il fisco italiano. Prosciuga così, Tu! Sì, sì, sono un poliziotto. No, un poliziotto l'ha ucciso, seglione. Non può parlare, no, No. È muta. Cavolo. Non stai cercando di scappare. Vuoi farmi vedere qualcosa? Ma tanto, perché alcuni fantasmi sono uguali mentre lei si è abbruttita? Ma lei è più bella, secondo me. Concentrati su un albero, che è proprio la base di ogni... corda. Io dico corda. Ah, c'è anche corda? Eh sì, c'era anche corda. Cazzo. Però avevi ragione tu. Ah, minchia, che stronzo. Così? Bello sadico, eh? Lo sapevo. Il killer della campana. Ma perché si è dato tanto da fare per ucciderti in questo modo? Ehi, è tutto ok? Puoi uscire dall'acqua ora. Bene, forza. Sono con te. Afferra. So di che patto parli. Ti prego, smettila. Ma è mercoledì, no? No. Che diavolo è? Un patto? Di quale patto parlava? Dagli sta cazzo di mano! Cazzo! È il ricordo del tuo omicidio. Sei troppo giovane per questo. Ti la dai o no, sta cazzo? Mica, è il momento idiozia. Te lo giuro, non so di nessun patto! Ti prego, smettila! Perché mi stai facendo questo? Chi sei? Cosa fai? Sei lui! No! Non voglio morire! Quel simbolo! Voglio morire, fermati! La campana! No! Oh. Prego! No! 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 No!
Quello che ha tracciato. Il suo simbolo deve avere un significato. Ma non posso gridare anch'io così quando c'ho i cazzi? No. Vuoi provare? Giulia! Così. Giulia! Va finito. Meglio che torni da Joy. Devo passare tramite gli senatori, no? I demoni? No. Dai, un'altra carestia non c'è. Ah, ok. Rimuovi. Ah, c'è il simpatico cancello. E qua hai un trofeo da... Per non aver fatto. Ricorda il teletrasporto. Fa. Puoi andare all'altra riva. Bravissimo. Bravo. Cioè, tu che ti lamentavi che non ne avevamo abbastanza. Adesso ne abbiamo a go go. Secondo me ci sono i demoni. Ma va. Che cazzo devo andare tu? Ah, ok. No, così mi piace quando ti teletrasporti senza tanti problemi. Più veloce. Cos'è quel robo? Ah, un altro coso. Quante ce ne mancano? 9, ma prima ce ne mancava uno. Andiamo dai tizi lì che. I tombaroli. Ah no, è lei. È Joy. Ronan, ho sentito gridare. Per fortuna stai bene. Beh, sì, sono sempre morta. Dimmi che hai scoperto qualcosa. Che ha ucciso Kennedy. Sì, il killer della campana ha affogato la ragazzina nel lago e poi la corrente ha trascinato il corpo a valle. Allora mia madre aveva ragione, è stato il killer della campana. Hai scoperto niente su di lei? Un frammento di memoria, magari? No, mi dispiace. E per fortuna non hai visto cosa ha fatto quella ragazzina. È un vero sadico. Però c'è una cosa che non capisco. Prima di ucciderla continuava a chiederle di un patto. Un patto? Non mi sembra di aver trovato nulla su un patto. Però aspetta, un altro caso, una vittima del killer della campana ancora viva. Iris Campbell. È affetta da schizofrenia paranoica, balbetta frasi senza senso su una persecuzione e un patto. Ancora questa storia del patto. Dice anche dov'è? C'è scritto Lux Eterna. Sarà il nome di un posto? Sì. Lux Eterna è l'ospedale psichiatrico. Fantastico. Allora, ci andiamo? Tu vai avanti, io devo andare a trovare qualcuno. Ah, allora ci vediamo al manicomio. Un incubo peggiore di questo. Saremo di nuovo insieme. Adesso fa come amici miei. Giulia, presentarmi Giulia. Come va? Non è la Rossella. Rossella, però questa è Giulia. Fa lo scherzo del vedovo. Tutte e due l'abbiamo amata. Io più carnalmente, più spiritualmente. Mi dispiace, Giulia. Ho brutte notizie. Non preoccuparti, Rex, lo sa. Pensavo che dicevo, brutte notizie, c'è una nuova versione di X Factor, ti immagini? Non l'ho capita. X Factor, mamma mia, non se ne può più. Ogni anno. Sempre i soliti programmi. Ah, io non li guardo, quindi mi interessa. Io non ho mai guardato. Allora che te ne frega a te. Cazzo me ne frega a me, c'è il buon violone. Come si chiama lei? L'avventura? Come cazzo si chiama? Non c'è più l'avventura, credo. Non lo so, frate. Morgan.
Morgan. Torna da Joy. Dove cazzo è Joy? Bang! Tutti i muri consacrati. Dai, torniamo da Joy. Sei un po' eccitato. Non vuoi sapere come va a finire sta storiella? Un po' sì. No, dai, adesso non l'ho proprio preso. Voglio sapere chi è sto stronzo. Secondo me è Baxter. Baxter. Tutte le volte ti sbagli. È come il cane. Baxter. Perché mi mette Dexter, allora dico Dexter, Baxter. Intanto una città, ci sono chiese, cimiteri. Sì, adesso basta. Non hai scoperto. Andiamo, sì. Ma sì, dai, c'è un pezzo. Sì. Vai. Ospedali psichiatrici. L'unico posto dove vieni torturato per il tuo bene. Se anche quegli esperimenti riuscivano a far tornare i pazienti sani di mente, dovevano pregare che non si ricordassero nulla. Pronta? Rilassati, non siamo più al cimitero. Ah, no, ora siamo al manicomio. Splendido. In effetti è una città che ha poche attrattive. Ci finiscono quelli che vedono cose che gli altri non riescono a vedere. Non sei così pazza, dai. Va bene, ti aiuto a entrare, però... Cosa? Se vogliamo chiedere a questa Iris del patto, bisogna che lo faccia qualcuno che è ancora vivo o sbaglio? Se è pazza magari mi vede, però, no? Il patto... Non ti dimentichi del nostro accordo. Sì, sì. Ragazzina, tocca a te. Cerca di scoprire in quale stanza tengono Iris. Salve. Avrei bisogno del suo aiuto. Sto cercando una mia amica. L'orario delle visite è terminato. Sì, ma vede, prima l'aveva in custodia la polizia. Allora chiedi alla polizia. L'ho fatto, ma mi hanno detto che era un pericolo per se stessa. Non posso aiutarti. Stronza 3. Ma tanto la possiede adesso. Al terzo strike cosa c'è? Cerca di prendere tempo, ok? Dobbiamo scoprire il suo punto debole. Forse se do un'occhiata alla sua scrivania... Possiamo fargli partire la stampante? No, probabilmente devi possederla e condizionarla. Scoprendo del bambino. Probabilmente è un uomo imponente, di alta statura, abituato alla violenza. Le atrocità del suo passato l'hanno segnato, al punto che non sa più chi è veramente. Questo è già interessante. Guarda lì, il gatto. Tieni duro. Beh. No, non fare doppi sensi. No, no, io non sono una persona molto elegante, non le faccio doppi sensi. Il bimbo qui, che sembra fuori. Quella è la cosa importante. Ragazzino con le stampelle. È la, il punto debole suo è quello, che c'è il figlio però. Con le stampelle. E quindi cos'è? Che si è fatto facciamo male. Facciamo finta di avere anche noi le stampelle, lei allora. Sì. Per... No, dobbiamo entrare, è possibile, fai condizionare, ispeziona lì. Adesso è ridotto, cazzo, però. Adesso non possiamo più entrare. Possiedi? Condiziona. Bimbo. Sì, visto. Detesto essere bloccata qui senza sapere come stai. Sei tutto quello che ho. Forse è così anche per questa ragazzina e la sua amica. Mi dispiace, capisco com'è dura quando qualcuno dipende da te. Come si chiama la tua amica? Iris Campbell. Sì, la tua amica Iris è qui. Andrà tutto bene, vedrai. Grazie, mi sento meglio ora. Tieni duro ancora un attimo. Ci sono quasi, devo solo dare un'occhiata al monitor. Stanza 216. Sì, la possiamo distrarre? Ah no, è già passata. È già passata, cioè... Minchia che figa. Ma siamo circa a metà del gioco? Come fai a saperlo? Non lo so, ho fatto due calcoli perché ho detto 16 su 39 indizi. Quindi immagino che a 39 il gioco sia finito. Io non so, oddio. No. Per finirci dentro, tu non mi dici niente, cazzo.
Ma io voglio che tu ci finisca dentro. Sì, così con la velocità ci tocca rifare tutto. Esatto. Eh no. Che cazzo di senso ha a metterla lì? Ma per la targhetta? L'epidemia, minchia, Salem le ha avute tutte. Ma lei cosa... Cioè, si decide a venire qua, dobbiamo parlarle. Temo di sì, perché se non le parli non capisce. No. Ah, lei resta qui. Ah, per andare da soli, giusto. Indagine. Abbiamo trovato tutto. Appunto, che cazzo vuoi? Basta. Abbiamo già fatto. Ah, vuole. Devi fare guaggia. Infermiera in arrivo. Lei è nella stanza 216. Dobbiamo trovarla, Joy. Stavo esatto. Fare l'elettroshock. Bene. Via libera. Basaglia non esisteva ancora. Sì, ma non è che stanno applicando un po' di vecchie cose? Cioè, l'elettroshock non è proprio... Sì, infatti. Poi dovrebbe essere moderno. Non credo lo facciano più l'elettroshock. Ancora? Dai, Joy, però, datti una mossa, cazzo. Ah, è mica scema lei, però. Iris ha una seduta di elettroshock tra un quarto d'ora. Dai che abbiamo un quarto d'ora. Friggono il cervello. Oh, merda. Oh, cazzo. Muoviamoci. Sono tutte molto utili queste. Ma in realtà potrebbero essere, solo che noi ce ne stiamo sbattendo. C'è un'altra telecamera, presto! Mica, che palle. È il grande fratello. Solo telecamere. Parla con lui. Hanno ucciso un poliziotto. Ma questo sta bene. Ah, ma è un infermiere. Chi sia stato non si sa. Forse quelli. Della mala. Se la. Pubblicità. Oh, ti sbrighi, Joy, però, cazzo. Cioè, ti devo parlare ogni volta, non lo so, ma cosa sono, il tuo psicologo? Più che altro se non ha... deve stregare. Vedi. Tanto suona come... Dai, veloce, veloce, Joy. L'abbiamo già... Sei affezionato con l'uomo. Dai, devo parlargli. Joy, cazzo, devi... Joy, ti muovi? Joy? Sveglia! Probabilmente c'è qualcosa che non abbiamo fatto. Puoi rifare la telecamera? Infatti. Ho capito. Prima di far quello, poi rifare la telecamera. Vai. Telecamera. Visto. Te l'ho detto. Grandissima. C'è un pazzo! Ma lei è un folle! Qua è libero però, bimba. Oh, bimba. Ah, Electroshock, eccolo lì. È quello, È libera. Non è libera, ci sono i infermieri. Dobbiamo considerare che il padre della signora Gwyn... Devi stregare qualcosa, Fra. Ogni volta che lei passava... Anche se glielo spiego, cosa vuoi che capisca? C'è qualcosa da stregare per distrarli, la solita roba. Esatto. Prova ad andare all'elettroshock, magari riesci a stregare quello. No, ma questo è vecchio, dove c'avevo. Hanno ucciso un poliziotto. Stanotte. Prova ad andare di là, magari c'è qualcosa che devi. Ah, ma forse questa è la stanza 206. No, 201. I topi si intrufolano sotto le porte, nelle crepe più piccole. Ci vuole solo concentrazione. Ma che cazzo devo fare? Vabbè, lo scoprirete la prossima volta, guys. Lo scopriremo solo vivendo. Solo vivendo. Ciao, belli. Ciao.